Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Il primo filmato è stato ripreso da un uomo di nome Madison Maliziano. L'uomo dichiara che una notte, mentre era nella sua casa in Perù, racconta di aver sentito degli strani rumori provenire da una stanza. L'uomo pensa che sia un ladro o un rapinatore. A quel punto va a controllare con molta cautela, ma arrivato lì riprende non un semplice ladro, ma qualcosa di più spaventoso. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Il prossimo filmato è stato ripreso nella casa di una giovane ragazza. Sembra che all'improvviso un'entità maligna si materializzi mostrandosi sotto forma di un'ombra nera. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. Vamos a probar por primera vez el filtro de paranormal, a ver qué tal. Yo no lo he visto, dicen que sí da miedo. Aquí está, veremos qué pasa. Ay, no mames. ¿Ese filtro? Yo no lo he visto, dicen que sí da miedo. Aquí está, veremos qué pasa. Ay, no mames. ¿Ese filtro? Il prossimo video mostra un padre mentre veglia sulla propria figlia. Ad un certo punto l'uomo nota qualcosa allo specchio di fronte a lui. Sembra che una strana ombra appaia all'improvviso alle sue spalle. L'uomo si alza di colpo per controllare, ma non trova nulla di strano. Il video è davvero impressionante. Ma andiamo a guardare il documento. Chi andava a mia princesa? Oh, vabbè. ¿Quién andaba a mi princesa? Oh, a ver. Un esploratore urbano riprende un edificio abbandonato. Durante la registrazione nota una strana testa affacciarsi da una finestra. Cosa molto strana perché l'edificio è ormai abbandonato da anni. La cosa ancora più strana è il viso di quell'uomo, che non sembra avere nulla di umano. A parte il suo viso, sulla sua testa si possono notare due corna. Di solito questo tipo di manifestazioni stanno a rappresentare il diavolo. Potrebbe essere anche tutta una montatura o lo scherzo di qualcuno. Comunque, l'ultima parola la lascio a voi. Un uomo di nome Nicola Floren incomincia a vivere degli eventi paranormali davvero impressionanti. Una notte, l'uomo viene svegliato da alcuni strani rumori. Nel momento in cui decide di investigare su quale possa essere la causa, si ritroverà davanti qualcosa di veramente terrificante che lo spaventerà a morte. Questo è ciò che è stato ripreso. Che chiede Tilin? Dai Tilin, sicuro deve stare nel frio también. Sti gatto lo che chiede comida. A ver si se mi quita il frio. Me voy a echar una chela, chingue su madre.
como buen mexicano. Ni pedo. Dios mío, no, 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 no. Oh, ay, Dios, 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 Dios. Tiene hambre, seguro. Me voy a echar una chela. Me voy a echar una chela, chingue su madre. Como buen mexicano. Ni pedo. Dios mío, no, 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 no. Ay, oh, Dios, 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 Dios. Tiene hambre, seguro. E anche per oggi siamo al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Scrivete nei commenti cosa ne pensate di questi filmati. Dopo questo ultimo brivido, io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!